Erano circa le 12:30 del 13 dicembre di 10 anni fa. In piazza Dalmazia, Gianluca Casseri, estremista di destra vicino a Casa Pound, spara a un gruppo di ambulanti senegalesi. Ne uccide due, Samb Modu e Diop Mor, e si dà alla fuga. Arrivato al mercato centrale di San Lorenzo, spara ancora, sempre contro dei senegalesi. Tre sono i feriti, il più grave dei quali, Mustapha Dieng, colpito alla schiena e alla gola, vive da allora tra un letto e una sedia a rotelle. La caccia all'uomo da parte della polizia si conclude nelle prime ore del pomeriggio nel parcheggio sotterraneo del mercato centrale, dove l'assassino, sentendosi braccato, si uccide. Subito dopo il duplice delitto, molti esponenti della comunità senegalese si uniscono in un corteo spontaneo di protesta, lacrime e rabbia, invadendo il centro della città. Oggi una lapide in piazza Dalmazia ricorda Sam Modu e Diop Mor, vittime della follia razzista. Bisogna ricordare sempre perché le forme d'odio drammatiche come quella successa 10 anni fa devono essere ricordate, bisogna fare di tutto, sensibilizzare la popolazione perché queste cose non accadano. 10 anni sono un percorso lungo, un percorso importante nel quale come amministrazione comunale siamo stati vicini alla comunità, il nostro rapporto è sempre stato molto stretto, siamo stati vicini alla vedova Ken con la quale abbiamo fatto un percorso importante con cui siamo ancora in contatto. Ecco, io penso però che questi momenti servano per riaccendere i riflettori su una ferita che purtroppo ancora non si è rimarginata e per fare in modo che i nostri cittadini possano essere sensibilizzati e attenzionati. Questo lo dobbiamo fare per le strade, lo dobbiamo fare con le scuole, perché lavorare anche con i nostri bambini su questo è fondamentale. Qualsiasi forma d'odio deve essere combattuta perché siamo una città che ha sempre vissuto per la libertà e con la libertà e per questo dobbiamo andare avanti.